Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Ho gestito un giro di droga e prostituzione. Ho avuto contatti con una mucchia di gente, anche con la politica, perché il mondo del crimine è fatto di relazioni sociali e bisogna essere attenti e presenti se si vuole essere al top. Le mie ragazze le ho sempre trattate bene. Ho sempre pensato a tutto. Dai vestiti a dottore. Ho avuto anche transessuali. Quelle vanno tantissimo. E con loro ho guadagnato un mucchio di soldi. Però sono molto volubili. Non ci si può fare molto affidamento. Vanno trattate col pugno duro. Qualcuna si è ritirata. Dopo una certa età non sono più tanto richieste. È stato un paio che hanno cambiato vita. Io, la mia. Di vita. Non la rinnego. Anzi, ero giovanissima quando mi sono innamorata del mio primo marito. Lui aveva 15 anni più di me ed è stato il mio maestro. Tutto quello che so l'ho imparato da lui. Per lui sono stata picchiata e violentata da una banda rivale che voleva metterlo da parte. Ma la sua vendetta non si è fatta aspettare. Lui era un vero boss. Aveva compiuto 10 omicidi. Era un duro. Poi la polizia me l'ha ammazzato. Mia figlia? A mia figlia non ho mai fatto mancare niente. E poi si è messa con questo l'altro infame. E allora l'ho cacciata via. Le compravo qualsiasi cosa desiderasse. Le sue borse partivano da 1000 e più euro. Per i 18 anni mi chiese il Rolex. E che lo comprai. Poteva chiedermi tutto. E avrebbe avuto tutto. Poi è rimasta incinta di questo. E io le ho detto: da oggi in poi non sei più mia figlia. Ti sei imparentata con questa gentaglia, quindi fuori da casa mia. Ora altri due bambini. Ma sono sicura che non stia bene come quando era insieme a me.
Per i nipoti io ci sono. Ma per lei sono morto. Se vuole riprendere un dialogo con me, bisogna che prima mi chieda scusa. Poi si vedrà. Non mi interessa se andrà in carcere. Anzi, meglio, così potrò farmi affidare i bambini e crescerli per bene, non come verrebbero su in quella famiglia di infami. Lo sai che a lui l'ho accoltellato? Magari moriva, ma sta ancora qua. L'ho colpito 3 volte. E purtroppo non avevo una pistola, se no lo avrei pure ammazzato. E invece è ancora vivo. E io mi sono fatto al carcere per tentato omicidio. Ma non me ne pento. Ella portava un braccialetto strano, una vipera d'oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l'ho toccata. Quando ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno. Vipera, vipera, al braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, l'atroce simbolo della sua malvagità. Mamma che quando sogna, sogna il vero, ha sognato di me la notte scorsa, m'ha visto per un ripido sentiero presso una malavipera ed è accorsa e si è svegliata pallida gridando pel terrore. La vipera m'avea già morso il cuore.